Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi col quinto episodio della serie più amata da tutti quanti voi, da me, da tutti, insomma la serie di In Segreto, dove leggiamo le solite stronzate o cose vere, non si sa, che scrivono su questo sito, quindi i segreti di tutti. Ok ragazzi, partiamo subito oggi col primo segreto, eccolo qui. Allora, donna di 14 anni, quando imposto la sveglia metto sempre numeri tipo 29 o 59, per esempio 729 o 759 invece di 730 o 8, perché non li usa nessuno e mi fanno pena. Vi prego, non ditemi di essere l'unica. Oh Madonna benedetta dell'ingoroneta di Foggia cinofila. Allora, io vorrei dire, spero che tu sia veramente l'unica a fare una cosa del genere. E poi la motivazione, mi fanno pena, non li usa nessuno. Allora, io, se tu mai vedrai questo video, vorrei dirti una cosa. A me le uniche cose che mi fanno pena sono due: tu, perché hai problemi mentali seri, e i tuoi genitori, che devono combattere con una malata di mente del genere, perché non è normale questa cosa qui. Vabbè ragazzi, io non ho parole, quindi direi di passare al prossimo segreto. Ok ragazzi, allora ecco qui, terzo segreto. Donna di 16 anni. In gita l'anno scorso, mentre gli altri dormivano, ho preso le mutande di un tipo e ho iniziato a leccarle. Allora, io a parte voglio sapere perché. Perché uno deve prendere le mutande di un tipo e leccarle? Anche perché se al tipo magari gli dicevi che lo desideravi, magari anziché le mutande avresti potuto avere direttamente qualcos'altro. E comunque spero che il tipo, nelle mutande che ha leccato, non avesse lasciato qualche sgommata, passatemi il termine. Penso che tutti voi sappiano che cosa sia una sgommata, che può capitare quando bisogna andare al bagno, per intenderci. Quindi in questo caso gli hai fatto anche un bel lavoro di pulizia senza dover mettere a lavare. Quindi a questa ragazza l'appellativo di cagna è anche fin troppo riduttivo. Ragazzi, allora, ecco il prossimo segreto. Uomo di 25 anni. Ho scoperto che la mia ragazza è una prostituta. Da quando la mia ex mi ha lasciato, ho pensato di non cercarmi una ragazza. Vuoi farmi delle troie? Non me ne foto un cazzo dell'amore e il sentimento. Voglio farmi tutto a pagamento, godermi una troia. Ma io gli vorrei chiedere a questo ragazzo, ma come cazzo hai fatto a scoprirlo? Allora, tre sono le cose: o sei andato a prostitute e hai trovato lei, o ogni volta che dovevi fare l'amore ti chiedeva dei soldi, oppure ti ha chiesto gli arretrati tutto insieme e quindi hai capito che qualcosa non andava bene. La quarta opzione è che qualche amico, magari tuo padre, invece ti è venuto a riferire, perché magari appunto loro, uno di loro è andato a prostitute e l'hanno trovata. Quindi per questo episodio qui, ovviamente l'appellativo di troia dell'episodio se lo prende di merito, di diritto, questa ragazza. Ok ragazzi, prossimo segreto. Ragazzi, ecco il prossimo segreto. Donna di 14 anni, anzi in questo caso direi bimba minchia di 14 anni. Perché bimba minchia? Allora, ho lasciato il mio ragazzo perché non voleva farsi i risvoltini e farsi i capelli come Stash. Io voglio un figo al mio fianco e non uno sfigato. Oh my god! Allora, io l'unica cosa che ti vorrei dire, a parte che sei una bimba minchia, ma veramente bimba minchia, ti vorrei dire che qui l'unico sfigato, se c'è, sei proprio tu. E io sono sicuro che non sei stata tu a lasciare il tuo ragazzo, ma che è stato il tuo ragazzo che ha lasciato te quando ha visto che eri così cogliona da fargli richieste del genere. E quindi il tuo ragazzo ha tutta la mia approvazione, perché una persona con un cervello del genere non merita di avere il ragazzo, ma merita di rimanere da sola. Anzi, fai una cosa, vai anche tu, come ho visto altri segreti, a piangere sulla foto di Stash e a disperato ogni notte perché non lo potrei mai avere, sei innamorata di lui. Vabbè ragazzi, cose veramente assurde. Passiamo al prossimo segreto. Ragazzi, allora, ecco il prossimo segreto. Uomo di 21 anni. Il mio segreto è che ho un pollice più piccolo perché quando ero piccolo l'ho succhiato per troppo tempo. Allora, io, questo ragazzo, l'unica cosa che mi sento di dire è per fortuna che, e spero per te, che tu ti sia limitato al pollice, perché se sei passato ad altre parti del tuo corpo, ad oggi avrai serie di problemi di di metterti in corrispondenza e correlazione con l'altro sesso. Quindi spero per te che tu ti sia limitato al pollice. Ok
ragazzi, passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, allora, prossimo segreto. Uomo di 17 anni. Una volta ho scopato due ragazze di fila, ed il bello è che sono le migliori amiche della mia ragazza. Non so come dirvelo, anche se ora una delle due mi ha detto che mi ama, ed in segreto ci siamo fidanzati e ogni pomeriggio vado da lei e scopiamo. Ma mi faccia il piacere! Ora, a parte che questo ragazzo sicuramente è un maniaco della pulizia, perché vedete, ha molto interesse nel scopare, nello spazzare sempre con tutte le ragazze che trova. Quindi complimenti a te, che sei veramente un ragazzo molto molto pulito. Inoltre sei un grande sognatore, perché dopo tutto questo sicuramente ti suona la sveglia e quindi ti svegli, perché è platealmente una stronzata, plateale, grossa quanto, non lo so, quanto il mondo, perché si vede benissimo. Quindi io direi una cosa: anziché magari scrivere se stronzato o se in segreto, cerca di realizzare almeno di trovarti una ragazza, e non che tu vai due ragazze con due amiche. Quindi basta a sognare, perché fa male. Ok ragazzi, passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, allora eccoci all'ultimo segreto per questo episodio. Donna di 18 anni. Sono cristiana, vado sempre a messa e non oso bestemmiare. Il segreto? Lo faccio perché ho una relazione con il prete. Allora io vorrei dire a questa ragazza: ma scusa, ma non era meglio bestemmiare anziché avere una relazione tra l'altro con il prete? Cioè, forse era troppo difficile bestemmiare? Quindi da qua mi viene da pensare che tu non sia una tipa tutta casa e chiesa, come si suol dire, ma sei solo una tipa da chiesa e più che altro da confessionale. E sappiamo benissimo quindi a sto punto cosa vi ha a fare nel confessionale con il prete. Ok ragazzi, con questo ultimo segreto si conclude anche il quinto episodio della serie In Segreto. Ragazzi, come sempre vi ricordo l'hashtag parole a caso, e scrivetemi quali parole volete che io cerchi per voi, e farò degli episodi specifici con le parole che mi suggerirete. Quindi hashtag parole a caso. Ok ragazzi, come sempre mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete, se non avete fatto ancora iscrivetevi al canale, suggerite agli amici, continuate a spolliciare così vi continuo a portare questa bellissima serie di In Segreto. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!